Buonasera a tutti. Allora, come sapete, io il primo tempo non l'ho visto perché ero in corso, quindi non ho potuto vedere il primo tempo. Ho potuto vedere il fallo dopo con gli highlights, ho potuto vedere il fallo netto da espulsione da parte del coglione del Borussia minchia di merda, dei tedeschi del cazzo. Platini spinse la Juventus, la Juventus compra gli arbitri a prescindere e la Juventus ha favori in Italia e in Europa. Infatti è prima in Italia ed ha vinto la Champions League l'anno scorso in Europa per un rigore inesistente concesso su Pogba contro Barcellona. Anzi, detto questo, poi c'era un rigore, comunque non mi ricordo se su Pogba, su Khedira, non mi ricordo, nel secondo tempo, comunque ho visto il secondo tempo appunto, però lasciamo gli episodi agli altri, ok? Perché noi siamo superiori. Lasciamogli agli altri, sia per attaccarci, sia per difendersi, perché loro sono abituati in queste cose. E lasciamoli ai perdenti. Noi invece dobbiamo fare autocritica, caro Allegri. Allora, tu non ci stai capendo proprio un cazzo in questo momento. Perché? Perché Dybala me l'hai lasciato fuori contro l'Inter, l'hai messo dopo, e l'hai messo dopo anche oggi contro il Borussia minchia. Poi metti quel cadavere, quel morto di Zaza, perché ragazzi, io Inter-Juventus non l'ho vista, molti mi hanno detto ma si è impegnato. Ragazzi, alla Juventus ok impegnarsi, va bene, però se le qualità non ce le hai, stai in panchina, stai fuori, non sei da Juventus se non sei forte. Pereira finalmente l'ho rivisto dopo che io pensavo fosse morto perché non lo metteva più. Quadrado è stato sostituito proprio a Pereira, in cambio vabbè, ripeto, ci sta perché comunque. Però comunque alla fine si parlava di un 3-5-2, alla fine lui ha messo il 4-3-3, cioè io ho visto 4 in difesa, quindi penso che avesse giocato col 4-3-3 nel primo tempo. Poi non so, però sul modulo è stato bravo. Però poi non puoi mettermi Zaza e non Dybala, se vuoi tenere Dybala in panchina perché vuoi mettere Mandzukic, che è un ariete con il 4-3-3, vada Dio e va bene. Ma poi se vedi che sei in difficoltà non puoi mettermi Zaza al posto di Mandzukic e non mettermi Dybala al posto di Mandzukic, perché io sono sempre dell'idea che non me ne frega un cazzo se uno è primo o seconda punta. Se uno è qualitativamente forte va messo, perché io voglio vedere qualità in campo. Non me ne frega un cazzo di avere un ariete di 3 metri che alla fine sì, Mandzukic ti teneva sui palloni, però ragazzi, cioè noi, io ripeto, Cuadrado è un gran acquisto, forse acquisteremo a titolo definitivo a gennaio e ok, però a noi ragazzi ci manca quel trequartista. A noi Hernanes, io speravo fosse quello, ma non è quello, evidentemente se lo lascio in panchina, ok? Io volevo un trequartista che ti azzeccasse l'ultimo passaggio, perché se hai levato Pirlo dal centrocampo tu dovevi spostare quella qualità lì davanti. Io ripeto, per il resto la società ha fatto una grandissima campagna acquisti, anche lo stesso Cuadrado. Oggi per me è un'occasione sprecata, perché oggi gli altri due coglioni, le altre due squadre di merda, City e Siviglia, almeno che non abbiano segnato l'ultimo, mi sembra abbiano pareggiato 1-1. Oggi vincendo ti qualificavi praticamente matematicamente. E perché dobbiamo complicarci sempre la vita? Perché dobbiamo sempre non approfittare delle cose facili, dobbiamo sempre cercare di arrivare fin qui con l'acqua alla gola alla fine. Avrei lasciato fuori Pogba. Io speravo che Allegri avesse le balle di farlo. Dato che Pogba non ha le balle di tirare un calcio di punizione sopra la barriera, e quando lo tira in alto, se no cerca il palo del portiere. Ormai hanno capito i portieri. Ecco, altra cosa. A noi ci serve uno che riesca a battere i calci di punizione. L'unico che lo faceva discretamente bene era Hernanes, però Hernanes Allegri non lo vede perché vede Cuadrado, giustamente, perché 4-3-3 abbiamo fatto delle ottime partite. Questo è tutto, buona serata a tutti, sempre Forza Juve, però porca troia che occasione sprecata, bisogna dirlo.